Grazie, signor Presidente, signor Ministro. Questa interrogazione in realtà è la seconda, è quella che io avrei voluto evitare perché avevo già svolto un'interrogazione sulle carceri del Siracusano, inclusa quella di Augusta, il 1 febbraio, e in quell'occasione avevamo posto all'attenzione il tema rilevantissimo del sovraffollamento, da un lato, ma dall'altro anche il tema del disagio psicologico, del deficit di sostegno sanitario e di cura psicologica in particolare, è una situazione di malessere diffuso che riguardava sia i detenuti, sia anche il personale della polizia penitenziaria. In quell'occasione io ebbi a dire al sottosegretario di dichiararmi parzialmente soddisfatto per la parte che riguardava gli impegni del governo sul lato delle nuove assunzioni, dello sblocco delle assunzioni e anche di un'attenzione maggiore sulla turnazione, ma mi dichiaravo insoddisfatto sulla parte che riguardava l'attenzione da costruire ad un momento particolare, grave, che non inizia con questo governo, perché ha riguardato già il 2022 con un record di suicidi, oltre 80 suicidi, che pone l'Italia al 10° posto fra i paesi del Consiglio d'Europa, il che è strano perché non siamo un paese ai primi posti per i suicidi in generale, ma stiamo avanzando le graduatorie per i suicidi che riguardano invece le carceri. Allora c'è un problema di fondo che va affrontato, ma mentre ne discutevamo è accaduto un altro fatto tragico, di cui la seconda e attuale odierna interrogazione, cioè due persone sono decedute per sciopero della fame nel carcere di Augusta a distanza di 60 e 41 giorni rispettivamente, una terza persona, questo l'abbiamo preso da notizie di stampa e da quanto ha detto il garante dei detenuti, ha tentato un suicidio con impiccagione. Ecco, non abbiamo avuto notizie, il garante dei detenuti non ha avuto notizie, anche l'ufficio di garanzia per i detenuti non ha avuto notizie di ciò che è accaduto a queste persone, quindi in primo luogo noi vogliamo avere notizie sulla procedura, su cosa è accaduto rispetto a queste vicende e più in generale come si intende affrontare questa che ormai è un'epidemia dei suicidi nelle carceri e che riguarda tantissime persone che non hanno voce e rispetto alle quali è importante che il Parlamento e il Governo invece affrontino tempestivamente le problematiche. Il Ministro della Giustizia, onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente, grazie al collega. Come ha già avuto modo di dire precedentemente, ogni suicidio in carcere è un fardello di dolore ineliminabile, non solo per noi, ma per noi del Ministero, ma per tutta per tutti noi, per la nostra coscienza, per la nostra visione etica. Con riguardo ai due detenuti deceduti in ospedale in conseguenza del deterioramento delle loro condizioni, dovute presumibilmente allo sciopero della fame, sono in corso le doverose attività ispettive finalizzate alla esatta verifica di quanto è occorso nel periodo di detenzione e fino al momento del ricovero in nosocomio. Per quanto posso riferire ora, non sono emersi dei deficit dei doveri cui è tenuta l'amministrazione penitenziaria. Questo è un discorso più complesso perché coinvolge una pluralità di competenze. Come sapete è l'autorità regionale che è preposta all'assistenza sanitaria, una volta che non è più efficacemente erogabile all'interno del carcere. E in particolare nei limiti temporali consentiti in questa sede, mi riferisco che il signor ZLD, il primo nella questa dolorosa lista, ha iniziato lo sciopero della fame il 27 febbraio del 23 ritenendo di essere detenuto ingiustamente. Il successivo 24 aprile è stato ricoverato presso l'ospedale di Augusta, dove poi è avvenuto il decesso. Dagli atti emergono delle problematiche di natura psichiatrica, tanto che con provvedimento del 6 aprile del 2023 il magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva richiesto una precipua osservazione e il successivo 17 aprile ne era stato disposto il trasferimento temporaneo presso il carcere di Barcellona a Pozzo di Gotto
perché dotato di una articolazione tutela della salute mentale e si era in attesa del posto letto. Il detenuto secondo, chiamiamo PV, aveva intrapreso la protesta dello sciopero della fame dal 26 marzo del 23 per motivi di giustizia legata alla sua procedura di estradizione. Il 2 maggio era stato ricoverato presso l'ospedale di Siracusa, dove poi decedeva il successivo 9 maggio. È un intervallo molto, molto breve, quindi sono in corso anche qui accertamenti per capire quali siano state realmente le cause del decesso. Probabilmente siamo disposti a riferire, lo faremo sicuramente nel momento successivo, quando avremo tutta la documentazione che sta per essere acquisita. Quanto agli omessi avvisi al Garante nazionale, ecco, questo è un aspetto più delicato, per le persone detenute, quando attuano lo sciopero della fame, non è un'attività obbligatoria e non è prevista la comunicazione dell'andamento delle centinaia di manifestazioni di protesta che quotidianamente i detenuti pongono in essere sul territorio nazionale, molte delle quali cessano entro breve termine. Purtroppo è un'attività che sarebbe quasi impossibile monitorare, visto che inizia e finisce in termini spesso molto brevi. Però vi annuncio un punto d'onore che allo scopo di avviare a questa problematicità a breve sarà operativa una mailing list presso la sala situazioni del DAP, così che anche l'ufficio del Garante nazionale sia tempestivamente reso edotto, pressoché in tempo reale, dei fatti di particolare rilevanza che si verificheranno all'interno degli istituti penitenziari. Quindi avremo contezza di tutti questi eventi critici, così da agevolarne il miglior adempimento del proprio mandato costituzionale. Infine, per quanto riguarda la tematica dei suicidi, ribadisco l'attenzione alla sanità penitenziaria, che è e sarà massima, non nascondendo però, lo ripeto, la complessità della problematica, perché la titolarità in capo alle regioni della competenza a organizzare e erogare i concreti servizi può creare e spesso crea un concorso di competenze. Se per quanto è possibile, io mi associo alla dolorosa esperienza dei familiari di queste persone. Ripeto, ogni volta che una persona decede in carcere è per noi un fardello di dolore.